Il Fallout 3 sviluppato da Bethesda in realtà non è la prima incarnazione di questo titolo. Prima di essere comprato da Bethesda, il brand di Fallout era in mano ad Interplay e alla sua casa di produzione Black Isle Studios, che hanno sviluppato Fallout 1 e 2 ed erano in procinto di creare il 3. Non starò troppo a dilungarmi sulla storia dello sviluppo della saga di Fallout, perché ne ho già ampiamente parlato in precedenza in questo video, che vi consiglio caldamente di vedere. Mi limiterò a dire che alla fine il Fallout 3 di Black Isle Studios non vide mai la luce. Perché questo Fallout 3 viene chiamato Van Buren? Semplicemente perché internamente Black Isle Studios chiamava i progetti dei giochi che erano in sviluppo con il cognome di uno dei presidenti degli Stati Uniti. Il lead designer di Van Buren era Chris Avellone, che era anche a capo dello sviluppo di Fallout 2 e che è anche la persona che ha praticamente creato tutto il background della saga di Fallout. Infatti, Chris Avellone è l'autore della Fallout Bible, cioè un insieme di documenti che dovevano essere la base di tutta l'ambientazione di Fallout. La Bibbia di Fallout conteneva cose che non erano specificate all'interno dei giochi, ma che potevano essere utilizzate come concept in giochi futuri. Quindi, ad esempio, c'erano spiegate il funzionamento di molti vault che nei giochi non si sono visti. Purtroppo, quanto la Fallout Bible sia canonica adesso non è dato saperlo, perché Chris Avellone ha dichiarato che per lui non è più canonica, perché ormai essendo il brand in mano a Bethesda, ormai sono loro che decidono che cosa inserire nei loro giochi e quindi sono loro che decidono se una cosa di un concept precedente la riutilizzeranno oppure no. Quindi semplicemente Chris Avellone non può esprimersi a riguardo, non è più lui che decide che cosa è canonico e che cosa no. Io in piena sincerità, se fossi stato in Bethesda, avrei coinvolto Chris Avellone all'interno del progetto, almeno per il background, e avrei tenuto in considerazione la Fallout Bible come canonica, perché ormai se per una saga sono già stati tracciati dei binari, mi sembra molto sconveniente uscirne fuori. Parlando del gioco, beh, noterete anche voi che sul gameplay non c'è molto da dire. Noterete che è praticamente lo stesso identico dei Fallout precedenti, l'1, il 2 e il Tactics. Le uniche due cose davvero innovative per la saga erano la possibilità di scegliere se giocare combattimenti col classico gameplay a turni o in tempo reale e la presenza del co-op online. Invece, graficamente si nota che questo Fallout è stato il primo ad essere stato creato interamente in 3D. Era il primo progetto che era completamente in 3D e non solo nei render. Questo abbassava un po' la qualità dei dettagli e è una cosa che si nota. Però comunque era un salto evolutivo che doveva fare. Riguardo alla trama invece si può dire tanto, perché è stata praticamente spiegata tutta nel corso degli anni. Alla fin fine, come background, sarebbe dovuto essere praticamente Fallout New Vegas. Ci sarebbe stata la legione di Caesar che sarebbe stata in conflitto con la Repubblica della Nuova California. Praticamente tutti questi elementi di background alla fine hanno trovato la loro strada e sono riusciti ad essere integrati in un Fallout vero e proprio quando è stato creato Fallout New Vegas. Mentre la trama di per sé della quest principale non è mai stata riutilizzata, ma a mio parere personale questo può anche essere un bene perché la trovo un banale e non starò a spiegarvela tutta completamente, vi riassumo semplicemente che il protagonista, il nostro personaggio, si ritrova coinvolto nei piani di uno scienziato pazzo di nome Victor Presper, che praticamente vedeva il mondo di superficie come un'aberrazione, popolato praticamente solo da esseri mutati, e siccome questa cosa non gli piaceva, Presper semplicemente decise di cancellare tutto, mettendo in moto una serie di eventi che avrebbe fatto sì che lui entrasse in possesso di armi nucleari per scatenare di nuovo un'altra apocalisse nucleare che avrebbe sterminato di nuovo tutta la popolazione in superficie, in modo, diciamo, di fare pulizia, tra virgolette. Alla fine questo gioco non era male, lo sviluppo stava anche andando senza problemi, è semplicemente stato troppo sfortunato. Perché a che cosa è dovuta la cancellazione di questo gioco? Beh, molto semplicemente ad una mancanza di fondi. Interplay, già dal 98, era sull'orlo della bancarotta, nonostante il grande successo di Fallout 2, che era uscito quell'anno. Il fondatore di Interplay, Brian Fargo, era convinto che la mancanza di titoli di punta su console
fosse la causa delle perdite finanziarie. Infatti Interplay fino a quel momento aveva solo sviluppato giochi per PC. Alla fine, per salvare il salvabile, Interplay fu costretta a chiedere un finanziamento di milioni di dollari a un'altra casa di sviluppo, la Titus Software, che col tempo finì per acquisire il controllo completo di Interplay. Nel frattempo, Brian Fargo, che vedeva sempre più sminuito il suo ruolo e che non era riuscito a far cambiare direzione la compagnia dal mercato PC a quello per console, lasciò Interplay per fondare un'altra società, la Inksile Entertainment. La situazione di Interplay sotto al comando di Titus Software però non migliorò. Alla fin fine Titus Software era pur sempre la software house che aveva creato Superman 64, di certo non ci si poteva aspettare miracoli da parte loro. Nel 2003 Interplay, resasi conto infine anche senza l'intervento di Brian Fargo che doveva investire sul mercato console, chiuse in blocco la divisione di sviluppo su PC, che includeva tutta la Black Isle Studios, cioè le persone che stavano sviluppando questo Van Buren, per iniziare un pallido tentativo per portare in vita la saga di Fallout anche su console, con Fallout Brotherhood of Steel. Ma fu un disastro. Questo gioco fu stroncato dalla critica e anche dai fan, perché era pieno di incongruenze con l'ambientazione originale. Questo fallimento stroncò sul nascere il progetto di creare un sequel di questo gioco, che era già stato pianificato ed era in sviluppo contemporaneamente con il primo. Alla fine della storia Titus fallì, Interplay finì in bancarotta e per pagare i debiti dovette vendere i diritti di Fallout a Bethesda, che creò la sua versione di Fallout 3. Interplay invece mantenne la possibilità di sviluppare comunque un titolo di Fallout. La loro idea era di creare un Fallout online, chiamato col nome in codice Project V13, e mantennero anche i diritti sui vecchi titoli di Fallout, quelli che avevano sviluppato loro. In realtà però a Bethesda questo non è che andasse poi così tanto giù, e anzi in realtà queste cose non erano state specificate per davvero quando Interplay aveva ceduto i suoi diritti su Fallout a Bethesda. Semplicemente Interplay stava lavorando su una zona grigia di questo loro accordo, e questo alla fine portò ad una lunga causa legale, che durò più di 3 anni, alla fine della quale Interplay mantenne i diritti su Fallout 1, 2 e Tactics fino al 31 dicembre del 2013, e cessò lo sviluppo di Fallout Online in cambio di 2 milioni di dollari. Bethesda a gennaio 2014 riacquisì pieni diritti su tutti i titoli di Fallout e li rimise tutti sul mercato, mentre Interplay cambiò tutta l'ambientazione del suo Project V13 per poterlo sviluppare senza incappare in problemi di copyright. Alla fine è stato semplicemente trasformato da un gioco online ad un gioco strategico RPG, di cui però, nonostante siano passati un paio d'anni, ancora non si sa molto. E in tutto questo, Inksile Entertainment? Beh, tra il 2007 e il 2009, Inksile comprò i diritti di Wasteland, il gioco di cui Fallout è un successore spirituale, da Konami, che li aveva precedentemente comprati da Electronic Arts per farne un uso non meglio identificato in congiunzione con la serie di Yu-Gi-Oh! E nel 2012 fece partire un progetto Kickstarter per lo sviluppo di Wasteland 2. Il progetto Kickstarter fu finanziato a tempo di record nel giro di un paio di giorni e il gioco venne rilasciato nel corso del 2014. E venne sviluppato con la partecipazione di Jason Anderson, l'uomo che ha curato la creazione del mondo di gioco del primo Fallout e che durante lo sviluppo è stato assunto in pianta stabile alla Inksile, e di Chris Avellone, che lasciò la Obsidian Entertainment per lavorare come freelancer, cosa che fa tuttora. Infine, l'anno scorso, i diritti sul marchio Van Buren sono scaduti e Bethesda non li ha rinnovati. A comprarli è stata proprio Inksile Entertainment. Che abbiano in mente qualche progetto per finalmente riportare in vita questo gioco?